La scuola del CPA risulta essere un valido strumento per l'inclusione e l'integrazione di tutti gli adulti. Siamo qui a Bibbiena e qui a Bibbiena abbiamo la sede distaccata dove c'è un'alta frequenza di adulti, di giovani di origine straniera. E questo risulta essere un valido motivo per credere in questo progetto, poiché è un modo di introduzione alla cittadinanza nostra italiana e inoltre le nostre giovani alunne sono mamme e hanno la possibilità di lasciare i propri figli nel servizio di babysitteraggio che è stato promosso dall'associazione Obiettivo Comune, dove appunto ci sono persone, tre educatrici formate che possono giocare e intraprendere un percorso educativo per i bambini. Ad oggi qui abbiamo alfabetizzazione, quindi L2, corsi di L2 di lingua italiana, dove insegniamo agli alunni stranieri, maggiorenni e minorenni, diciamo, la lingua italiana che è importantissima sia per l'integrazione che per il mondo del lavoro. Diciamo che grazie all'amministrazione del comune di Bibbiena questa scuola ancora ad oggi è attiva e anzi è in notevole crescita. Abbiamo dei numeri che sono in aumento, quest'anno si contano più di 100 iscrizioni e abbiamo per ogni singolo corso, perché qui a Bibbiena noi abbiamo due corsi a uno e un corso a due, quindi sempre per quanto riguarda L2, con almeno 25 frequentanti per classe. Ad oggi l'unica docente titolare della sede sono rimasta io, perché sono state soppresse le medie, cosa che invece, probabilmente anche con la collaborazione e il sostegno dell'amministrazione comunale di Bibbiena, auspichiamo di far tornare.